Per la giornata regionale delle vittime delle miniere, venerdì pomeriggio nella chiesa di San Giovanni si è tenuto un incontro di studio per ricordare le zolfare e il rapporto con la chiesa dell'epoca. Giornata istituita dal presidente uscente della regione siciliana Nello Musumeci per ricordare la strage di Gessolungo avvenuta nel 1881, dove a causa di una scintilla di Grisù si verificò il tragico avvenimento. All'evento, organizzato dall'ufficio diocesano di Caltanissetta, sono intervenuti per un saluto padre Alessandro Rovello, direttore dell'ufficio diocesano, padre Michele Quattrocchi, rettore della chiesa di San Giovanni, e Filippo Ciulla, presidente dell'associazione culturale Michele Abate. Per approfondire l'argomento, moderati dalla dirigente scolastica Laura Azzurli, sono intervenuti la professoressa Fiorella Falci, che ha parlato di Chiesa Nissena e Zolfatai, e Luigi Bondà, che ha parlato di come la zolfara di oggi potrebbe essere una risorsa di sviluppo. Abbiamo pensato, come Ufficio Cultura della Diocesi, di dedicare un momento di riflessione alla storia degli interventi della Chiesa Nissena nel mondo della zolfara, perché al di là degli stereotipi o di quello che i media hanno tramandato, c'è stato un lavoro molto interessante in diverse epoche della storia della zolfara tra la fine dell'Ottocento e la prima metà, i primi 70 anni del Novecento, che ha visto protagonisti, personaggi della Chiesa Nissena con delle opere estremamente importanti. Ci troviamo qui a San Giovanni, dove è nata il centro sociale Gesù Divino Lavoratore, che padre Salvatore Buccoleri, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a costituire, coinvolgendo i lavoratori delle zolfare e tutti gli operai delle varie aziende che lavoravano nella città di Caltanissetta. Prima di lui, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un altro religioso, il venerabile padre Angelico Lipani, di cui è in corso la causa di beatificazione, ha addirittura costituito una congregazione di religiose, le suore francescane del Signore della città, proprio con la finalità di assistere le orfane, le mogli e le figlie degli zolfatari che morivano nelle stragi in miniera, dare loro un'istruzione, un'accoglienza, una formazione professionale, accompagnarle al matrimonio, cioè un'idea pastorale non tanto solo caritativa, ma che puntava alla promozione umana, alla valorizzazione di queste personalità.